prima scuola estiva di formazione in storia digitale e pubblica. Dal 23 al 28 settembre Carloforte, insieme a Sant'Antioco, è stata sede di Ludica 2024, la prima scuola estiva nazionale di formazione in storia digitale pubblica promossa dall'Università di Cagliari. Presenti nella nostra comunità 12 studenti provenienti da tutta Italia, ciascuno con una domanda su un particolare aspetto della nostra storia, domande alle quali hanno provato a dare risposta intervistando persone del posto, consultando documenti e foto storiche, ascoltando testimonianze e inviando alla popolazione dei questionari. Durante la settimana la cittadina è stata teatro anche di seminari e conferenze che si sono svolti ogni sera in un punto rappresentativo del paese. Buon pomeriggio, io sono Marco Medinas, studente dell'Università di Cagliari e attualmente studio nel corso magistrale di Storia e Società. Siamo qui a Carloforte nell'ambito del progetto Ludica 24, di cui è il coordinatore il professor Giampaolo Salice, e all'interno del quale noi cerchiamo di fare prevalentemente storia pubblica. Quindi qual è l'obiettivo del progetto e l'obiettivo degli studenti? È quello di fondere assieme la storia accademica, la storia diciamo delle fonti bibliografiche, delle fonti d'archivio, con le testimonianze delle comunità che questa storia l'hanno vissuta. Attualmente io qua a Carloforte ho diciamo fatto delle ricerche corredate chiaramente, come già spiegato, da interviste e foto fatte da me sul campo riguardo la figura storica di Fortuna Novella, una figura che ho scoperto tramite anche l'utilizzo di testimonianze e di foto scattate chiaramente da me, che ho scoperto essere ancora attuale e sentita sia all'interno della comunità carlofortina, ma anche, e questo è un risvolto abbastanza particolare della ricerca, anche all'interno della comunità di Port Mahon, ovvero nell'isola di Minorca. Salve, sono Maria Manca, studio nel corso di laurea magistrale di Storia e Società all'Università degli Studi di Cagliari. Qui a Ludica, a Carloforte, mi sono occupata di un tema un po' diverso da quello dei miei colleghi, che sono rimasti prevalentemente nell'abitato di Carloforte. Io mi sono occupata del faro di Caposandalo, sempre nell'isola di San Pietro. Tra le conclusioni che ho raggiunto ho trovato che questo faro in un certo senso è stato fatto dal mare, perché è nato innanzitutto per le esigenze dei naviganti. È stato costruito anche da maestranze che provenivano da fuori, dal mare, e se venisse accertata questa ipotesi potremmo affermare anche che i materiali sono stati condotti via mare direttamente a Caposandalo per costruire il faro, quindi in tutti i sensi sarebbe un faro fatto dal mare. Sabato 28 vi è stato un momento di restituzione pubblica in cui gli studenti hanno esposto i risultati delle loro ricerche. Sono Anna Meledina, studentessa all'Università di Cagliari, e sto partecipando a Ludica, che è un progetto, ci troviamo adesso a Carloforte. E io mi sono occupata del tema della schiavitù, che è un tema che è ancora presente nella memoria collettiva dei carlofortini, e quindi ho ripreso l'episodio del 1798, quando circa 800 carolini vennero ridotti a schiavitù e portati a Tunisi. E ho incontrato varie persone a Carloforte e ho mandato tra la popolazione vari sondaggi e questionari per sapere un po' come fosse, quanto fosse vivo ancora la memoria di questo episodio, e sono emerse delle cose interessanti. Ad esempio è emerso che per quanto riguarda la generazione più vecchia questo tema è più vivo, quindi è legato soprattutto alla Madonna dello Schiavo, quindi legato alla devozione e al ritrovamento della statua, mentre per le nuove generazioni questo è un po' più, diciamo che manca un po' di più. Non trovano il legame tra questo episodio e la devozione, insomma. Allora, sono Corrado Di Mauro, faccio parte del gruppo di ricerca di Ludica 24, che è qui da una settimana a Carloforte. Credo che la parola chiave, probabilmente, per descrivere questa esperienza è una,
ed è la parola comunità. Una sola parola declinata magari però in due direzioni differenti. La comunità di Carloforte, i cittadini che ci hanno accolto, ci hanno raccontato la storia di Carloforte e le loro storie. Dall'altra parte c'è la comunità invece nostra, degli studenti, dei dottorandi, di chi ha in qualche modo animato questa settimana di qui a Ludica. Nel mio caso è stata una ricerca sui luoghi, cioè sulla toponomastica, sui nomi che vengono dati ai luoghi di Carloforte, alle vie, alle piazze, alla statuaria, nello specifico la toponomastica che riguarda le donne. In parte, ma questo è un fenomeno che riguarda un po' tutta l'Italia, è abbastanza assente la figura e le figure femminili nella toponomastica urbana, e di conseguenza capire se c'era anche la necessità, l'istanza, il bisogno da parte della stessa comunità di Carloforte di poter individuare delle figure femminili legate al territorio o anche a tutto il territorio nazionale e internazionale che potesse essere ricordata all'interno della toponomastica cittadina. Ciao, sono Giulia Paderi, faccio parte come tutti gli altri ragazzi di questo progetto di Ludica, di questa scuola di public history nazionale. Quello di cui mi sono occupata è la divisione che c'è stata tra le cape nere e le cape bianche e diciamo l'impatto che ha avuto nella società, insomma le divisioni che ha creato. Quindi sono andata a intervistare le persone per capire, cioè, chiaramente le persone che del 1900, fino a 800, 900 non c'erano, ma diciamo ho cercato di capire un po' le impressioni delle persone un po' più anziane, che cosa gli è rimasto di questa divisione, se questa divisione ci fosse ancora oggi. Semplicemente questo, chiaramente avendo pochi giorni non... Sul sito Ludica 24 sono state pubblicate le ricerche e geolocalizzate le 95 fonti che hanno fatto parte della ricerca degli studenti. Prima scuola estiva di formazione in storia digitale e pubblica.